Ciao ragazze, in questo video vi propongo 7 creme per il viso da supermercato economiche con un buon inci e anche creme per il viso sempre da supermercato e sempre economiche ma ecobio, quindi con un ottimo inci. Vi consiglio anche di controllare sempre nel box informazioni sotto i miei video, dopo aver visto i miei video, perché vado ad inserire spesso ulteriori informazioni riguardo i prodotti che nomino nel video e se li trovo inserisco anche i link alle pagine su cui potete acquistare direttamente online i prodotti che nomino nel video. Inoltre, se vi piace questa tipologia di video, lasciatemi un pollice in su e fatemelo sapere anche fra i commenti. La prima crema viso che vi mostro è questa dell'Equilibra all'argan, è una crema viso idratante, c'è anche in versione antirughe e in versione nutriente. Questa è la versione idratante, che è quella con cui mi trovo meglio io. Ed è senza parabeni, siliconi, petrolati e PEG, oli minerali e paraffina, cessori di formaldeide, coloranti ed è delicatamente profumata senza allergeni. All'interno ci sono l'olio di argan dall'azione levigante anti-aging, olio di mandorle dolci emolliente ed elasticizzante, l'olio di vinaccioli che è dermoprotettivo, l'estratto di gardenia che è addolcente, l'acido ialuronico che è idratante, levigante e aggiungerei anti-age, e la vitamina E che è antiossidante, quindi va a contrastare l'azione dei radicali liberi. Ha una profumazione dolce e molto delicata che mi piace tantissimo, si assorbe subito e quindi permette anche di truccarsi subito dopo se andiamo ad applicarla al mattino. La pelle rimane bella liscia, morbida, vellutata a lungo e non unge assolutamente. Era un po' quello che temevo quando ho acquistato questo prodotto, perché avendo la pelle mista avevo paura che andasse ad appesantire, a lucidare la mia pelle, e invece no, idrata perfettamente, quindi secondo me per le pelli normali e miste è perfetta. Se invece avete la pelle secca prendete quella nutriente, mentre se avete la pelle matura potete utilizzare la versione antirughe, che ha più o meno gli stessi ingredienti ma è un po' più anti-age. Un'altra crema viso che mi sento di consigliarvi è questa di Caloderma con il burro di karité, olio di macadamia, aloe vera e vitamina E. Questa è una crema abbastanza densa, si stende facilmente e si assorbe subito. Secondo me è più adatta a chi ha la pelle normale, mista e secca. O meglio, chi ha la pelle mista secondo me può utilizzarla nel periodo freddo, quindi in inverno, sia come crema giorno che come crema notte. Però in estate, in primavera, quando comincia a fare un po' di caldo, la pelle comincia a cambiare un pochino, secondo me non è adatta a chi ha la pelle mista. È però perfetta perché ha la pelle normale e secca. In ogni caso una crema abbastanza leggera, quindi non è tanto pesante, non va ad ungere la pelle, non va a lucidarla, e il profumo è molto molto delicato, si sente poco, quindi questo mi fa pensare anche che ci sia poco profumo all'interno del prodotto, che tante volte è meglio per la nostra pelle. Mi piace tantissimo e nella stagione fredda la sto utilizzando veramente spessissimo, al mattino ma anche la sera, e io l'ho acquistata da Tigotà ed Acqua e Sapone. Un'altra crema viso che vi consiglio caldamente, di cui vi ho parlato e riparlato sia qui su YouTube che su Instagram, è questa crema viso anti-age di Omia, della marca Omia Laboratoire, che è elasticizzante, effetto lifting immediato, contiene il coenzima Q10 che è anti-age, l'acido ialuronico che è un potente idratante e anche anti-age, e poi contiene ovviamente l'olio di argan che è elasticizzante e nutriente, ed è un olio leggero, quindi è un olio adatto a tutti i tipi di pelle. Questa è una crema eco bio che troviamo al supermercato e contiene lo 0% di oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti ed è certificato ICEA come cosmetico eco bio. Mi piace perché ha un profumo molto delicato, si stende benissimo, ne basta poco e lascia la pelle luminosissima, idratata, levigata, liscia tutto il giorno. Io la utilizzo soprattutto di giorno in questo periodo in cui fa freddo, perché così si assorbe subito e posso truccarmi subito dopo.
Mentre la sera preferisco utilizzare una crema un po' più idratante, quindi come quella di Caloderma, ad esempio, che è un po' più ricca di ingredienti un po' più grassi, tra virgolette, e secondo me è perfetta perché ha la pelle grassa, mista o normale. Se avete la pelle secca, magari la sera non utilizzatela, e a volte potrebbe non andare bene nemmeno se la utilizzate al mattino, quindi vedete un attimino come reagisce la vostra pelle. Nel periodo in cui avevo la pelle molto secca, la utilizzavo comunque al mattino e prima della crema applicavo il siero, ed io utilizzo sempre il siero, sempre della stessa linea, e sempre quello proprio all'argan, che ha lo stesso colore tutto quanto, e di cui vi ho parlato nel video della mia skincare routine del mattino. Ora vi parlo di un'altra crema per il viso, che è questa dei Provenzali, una crema viso 24 ore biologica idratante. Questa è una formula molto leggera, quindi secondo me è adatta chi ha la pelle normale, mista e grassa, mentre c'è la versione nutriente che è adatta a chi ha la pelle secca. Si assorbe velocemente, quindi questa caratteristica la rende perfetta anche come base per il trucco. La utilizzo soprattutto al mattino quando ho bisogno di una leggera idratazione, e quindi sulla mia pelle mista è una crema che ha un effetto meraviglioso perché lascia la pelle luminosa, liscia, idratata, veramente morbidissima tutto il giorno. Quindi se cercate una crema dall'ottimo INCI che va ad idratare bene la nostra pelle e che costi poco al supermercato, allora questa è la crema che fa per voi. Una cosa importante di questa crema, ve la voglio dire, o meglio, questo è l'effetto che ho notato io sulla mia pelle. Ho provato ad utilizzarla diversi mesi fa, per un mese intero ho utilizzato proprio solo questa crema sul viso, e ho notato che dopo un po' di tempo che utilizzavo questo prodotto si erano attenuate le macchie della pelle, e poi la pelle era molto più elastica e molto più liscia. Un'altra crema che potete acquistare da Tigotà e Acqua e Sapone, ma l'ho vista anche in certi supermercati, è questa Eco Bio della marca Giardino dei Sensi. Il Giardino dei Sensi è un'azienda che produce prodotti tradizionali, diciamo, però ha sempre privilegiato l'utilizzo di ingredienti naturali, e ha creato anche questa linea Eco Bio. Questa in particolare è una crema alla rosa, che ha un profumo buonissimo che permane anche sulla pelle dopo un po' di tempo che l'avete applicata, e è una crema protettiva, emolliente, idratante, che si assorbe subito e lascia la pelle morbidissima. Secondo me è adatta a tutti i tipi di pelle perché va a proteggere la pelle, ad idratarla, ma non va ad appesantire le pelli grasse, si assorbe subito e non dà la sensazione di pelle che tira sulla pelle secca. Non so come farvi capire questa cosa, però io l'ho provata sia nel periodo in cui avevo la pelle secca sia nel periodo in cui avevo la pelle grassa, e mi sono trovata bene in entrambi i momenti. Poi la utilizzo adesso con la pelle mista e mi trovo benissimo. Questa secondo me va bene anche per chi ha la pelle sensibile e reattiva, perché contiene il succo d'aloe vera, che è cicatrizzante, idratante, lenitivo, e contiene anche gli estratti di tre tipi di rose: la rosa damascena, la rosa gallica e la rosa canina, che hanno un effetto illuminante, idratante, lenitivo sulla pelle e anche protettivo. A chi ha la pelle grassa consiglio questa crema soprattutto nel periodo invernale, perché contiene oli leggeri, quindi non va ad ungere la pelle di chi ha la pelle grassa. Un'altra crema è questa di Sie Nature, quindi la linea di Lidl che utilizza ingredienti naturali. Questa è il melograno ed è una crema anti-age. Esiste anche la versione crema notte, io qui ho la crema giorno, e il contorno occhi. Sinceramente noto che già la crema per il giorno sia abbastanza nutriente, è ricca infatti di ingredienti belli grassi, e quindi io non mi trovo assolutamente bene con la versione per la notte, che ho utilizzato per un periodo come maschera nutriente per il viso, perché appunto era troppo pesante secondo me, anche per chi ha la pelle secca. Però nonostante sia una crema piuttosto corposa e ricca di ingredienti nutrienti, non è assolutamente appiccicosa, pesante, quindi si assorbe anche velocemente, magari un po' più lentamente rispetto ad altre creme, rispetto a quelle di cui vi ho parlato fino ad ora, però questa comunque si assorbe velocemente. Quindi è una crema che io consiglio soprattutto chi ha la pelle secca e matura, oppure chi vuole prevenire l'invecchiamento della pelle, ma comunque una pelle che tende ad essere secca.
Ha un profumo molto buono, molto delicato, quindi se non amate i profumi persistenti è un prodotto che va benissimo e poi costa veramente molto poco. Un'altra crema con cui mi sto trovando benissimo, che utilizzo da tanto tanto tempo e che vi voglio consigliare, è questa sempre di Omia Laboratoire alla mandorla e alla malva, che come profumo non ricorda minimamente la mandorla, anzi ricorda proprio solo ed esclusivamente la malva, quindi ha una profumazione floreale molto molto buona e molto delicata. È una crema nutriente protettiva antirossore, quindi secondo me è adatta soprattutto a chi ha la pelle sensibile, delicata, che tende ad arrossarsi facilmente, quindi con problematiche anche come la cuperosa ad esempio. Anche se nutriente e io ho la pelle mista, tendo ad utilizzarla e soprattutto alla sera, perché comunque con l'arrivo del freddo la mia pelle ha bisogno di maggiore idratazione e questa crema va anche a proteggere la pelle dal freddo, dai rossori causati dagli sbalzi di temperatura, oppure se sto spesso all'aperto magari quel giorno, allora poi la sera ho bisogno di maggior idratazione e anche di ingredienti che vadano a proteggere proprio la mia pelle, che abbiano un effetto estremamente lenitivo. Quindi la utilizzo spessissimo, soprattutto in questo periodo, anche se è una crema che io consiglio come crema giorno soprattutto a chi ha la pelle secca, sensibile, reattiva, delicata e normale. Se avete la pelle mista o grassa, io personalmente ve la consiglio nel periodo invernale come crema giorno, ma anche come crema notte, e il resto dell'anno come crema per la notte. All'interno questo prodotto ha l'olio di mandorle, l'estratto di malva, l'acido ialuronico che è anti-age e idratante, l'olio di borragine, la vitamina E e il burro di karité, quindi tutti ingredienti veramente ottimi per la protezione e l'idratazione della pelle. Bene, anche per oggi ho finito, spero tanto di avervi dato qualche idea per i prossimi acquisti, spero di esservi stata utile. Fatemi sapere fra i commenti se già avete provato questi prodotti, che cosa ne pensate, e fatemi sapere quali sono le creme per il viso da supermercato che voi utilizzate di più. Se vi è stato utile questo video, lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi anche al mio canale per non perdervi i prossimi video. Vi aspetto anche sui miei social, soprattutto su Instagram, dove tutti i giorni fra le storie pubblico delle nuove ricette di bellezza e vi mostro anche tutti i vari prodottini che sto utilizzando, e poi spesso faccio dei sondaggi anche per scegliere insieme quali saranno gli argomenti dei prossimi video. Io adesso vi mando un grosso bacio e grazie mille per aver guardato questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!